Per chi non lo sapesse, qualche settimana fa io e Frederick siamo andati a Milano per registrare qualche video e la sera ci hanno rubato tutta l'attrezzatura con cui facciamo i nostri contenuti, quindi la videocamera, la lente, i microfoni, gli zaini, tutto quanto. Quando l'abbiamo scoperto siamo andati in questura a denunciare il fatto, ma ovviamente non hanno trovato nulla. Quindi per risolvere questa disavventura vi abbiamo chiesto una mano e abbiamo aperto una raccolta fondi. Noi ci siamo posti come obiettivo 3.000 euro perché appunto era la somma da raggiungere per poter ricomprare tutto quanto, la videocamera eccetera eccetera. Però detto francamente non ci aspettavamo di arrivarci grazie alle donazioni, cioè lo consideravamo improbabile. Abbiamo sbagliato, vi abbiamo sottovalutati, perché in meno di 7 ore siamo riusciti a raggiungere la somma totale. Il video è uscito tipo un'ora fa e adesso vogliamo vedere quanto ci avete aiutato. Sono stra in ansia. 290, porca boia. 700. Cosa? Vecchio! No. Cioè, di sto passo le riprendiamo le cose. David! David! Abbiamo raggiunto i 3.000! Abbiamo raggiunto i 3.000! Cioè, è assurdo! In 7 ore 3.000 è veramente tanto, quindi grazie. C'è questo video in cui diciamo grazie. Esatto, ci avete stupito. Quindi esattamente il giorno dopo siamo già riusciti a ricomprarci tutto quanto su Amazon. Devo per ricomprare tutta la roba, che sollievo. Poi abbiamo avuto dei problemi con le spedizioni, perché tipo nostro padre non riusciva a ritirare i pacchi. Ok, non ci riusciva, 3 volte hanno tentato. Per questo ci abbiamo messo un po' a fare questo video. Però ecco a voi l'unboxing. Dobbiamo fare l'unboxing di tutto, ci è arrivato tutto. Abbiamo già aperto un pacco per tirar fuori almeno questa videocamera, perché sennò non registravamo con niente. Cominciamo, tiriamo fuori tutto. Tieni questo, io porto i pacchi. Ok, lo tengo. David, perché mi hai lasciato da solo? Adesso ci ritroviamo in una situazione di imbarazzo, come quando esci con qualcuno che non conosci per la prima volta. Fa caldino oggi. Basta. Abbiamo un sacco di pacchi qua da aprire, quindi mi raccomando, cominciamo e rendiamo la cosa più veloce possibile. Via. In modo che non vi annoiate. Via per il... C'è qualche problema? No, non filmarmi. Dobbiamo fare la copertina del video e non è così facile. Questa è una delle opzioni che è venuta fuori. Eccola qua, guardate, dite cosa ne pensate. Altra opzione, vai. Questa è ancora meglio. Adesso fanne una... Una seria. Iniziamo seriamente sto giro. Ricordatevi che questi pacchi ci avete aiutato voi ad acquistarli, quindi anche voi insieme a noi siete dei proprietari di tutta questa attrezzatura. Mi sembra tanto una cosa da youtuber. Ma noi cosa siamo? Io sono una ballerina, va bene? Ok, basta. Certo che negli unboxing cosa puoi fare di divertente? Wow raga, un pacco, adesso lo apriamo. Ascolta, apro io. Abbiamo cambiato unboxer perché qualcuno non è assolutamente in grado di aprire scatole, va bene? Mi sento offeso. Allora tesoro! Dai prendimi per il culo intanto, poi non ci riesci neanche a te. Stai zitto! Ma com'è? Ma chi l'ha fatto? Chi ti manda? Benzebù, siamo gli unboxer migliori del mondo. Non riusciamo neanche ad aprire i pacchi. Perché non riusciamo a fare un video serio nella nostra vita? Ah, ora ho capito, perché c'è... È tornata! Sì! Prossimo pacco! Guarda che unboxer professionista. Non l'hai neanche aperto. Eccolo qui! Ragazze, tenete a bada gli ormoni. Si staranno emozionando in una maniera. Questa è la lente. Eccola qua, ecco, chiudila subito che qua c'è pieno di polvere. Ma che è sta roba? No, aspetta. Questo, come si può già intuire dalla forma, è il treppiede. Eccolo qua, il treppiede. Ci mancano ancora 2 pacchi da aprire, ma non li abbiamo qui stasera perché devono ancora arrivare. Quindi David del futuro farà l'unboxing del pacco che arriverà domani, si spera, perché da 2 giorni che cercano di consegnarlo. Vabbè, dettagli. Frederick non c'è perché in questo momento è a scuola e non ho voglia di aspettare, francamente, quindi adesso apro tutto io da solo e Frederick si arrangia, li vedrà dopo. Memory card per la videocamera. Aha! Microfono per la videocamera. Ok, quindi questo si dovrebbe mettere tipo qui, questo va qui, è fatto! Tac! Eccoci qua, videocamera,
He's back! Chi ha visto il video in cui spieghiamo un po' più nel dettaglio la vicenda sa che con noi c'era Michele Molteni, cioè la macchina che hanno aperto era di Michele. La raccolta fondi è stata una sua idea, cioè noi all'inizio non ci abbiamo neanche pensato a dire la verità. Quindi è ovviamente merito vostro se siamo riusciti a raccogliere tutti i soldi, cioè ancora grazie, lo ripeteremo all'infinito. Ma c'è anche da dire che lui comunque ci ha aiutato molto, ha organizzato un po' di cose per la raccolta, ci ha dato dei suggerimenti, quindi c'è anche da ringraziare lui. Ma soprattutto ha fatto un video sul suo canale in cui chiedeva ai suoi iscritti di aiutare noi, ok? Quindi veramente ha fatto di tutto e di più. Per questo motivo noi volevamo ringraziarlo, però non vogliamo semplicemente farlo a parole. Quindi, di tasca nostra, ovviamente, non con i vostri soldi hanno preso la videocamera, gli vogliamo fare un regalo. Come abbiamo detto, quella sera la nostra roba era nella macchina di Michele. Ma nella macchina di Michele ovviamente c'era anche roba sua. In particolare, come c'è scritto anche nella denuncia, a lui gli sono stati rubati 150 euro che aveva dentro al suo portafoglio, perché aveva appena prelevato e lui, come il signor Fred, si è scordato il portafoglio in macchina. Due geni, diciamocelo. Quindi noi vogliamo regalargli questo portafoglio con dentro 150 euro che gli hanno rubato. Sottolineo il fatto che questi sono di tasca nostra, cioè non li abbiamo presi da quelli che ci avete donato voi. Lo ripeto 100 volte perché voglio che sia chiaro. Questo lo facciamo perché voi a noi ci avete aiutato veramente tanto e noi vogliamo ricambiare aiutando lui. Ma cosa stai dicendo, vecchio? Che stai dicendo? E ricambiamo aiutando lui. Voi ci avete aiutato veramente tanto e quindi noi a nostra volta vogliamo aiutare qualcuno, in questo caso Michele, e anche a lui hanno rubato le cose, quindi. Comunque, piccolo spoiler che tu non sai forse, oggi Michele ha pubblicato un video in cui faceva vedere un portafoglio nuovo. Quindi noi gli compriamo il portafoglio e lui se ne ha appena preso uno nuovo. Come osi, Michi? Come osi? Dovevi saperlo. Devi arrivarci. Quindi è inutile. No, non è inutile, è un gesto simbolico. È un gesto simbolico. O quando ho visto che ha aperto il portafoglio nuovo, ho detto ecco. Ovviamente però vogliamo consegnarglielo di persona il portafoglio, perché se no non c'è, cioè non è bello. Però c'è anche da dire che in questo momento diciamo che per andare in zona Milano non è proprio il caso di prendere i mezzi pubblici. Meno persone incontriamo meglio . Quindi abbiamo chiesto all'unico ed inimitabile tassista Paolo. No, dai. Siamo pronti per partire. Destinazione, non ho ancora capito dove. Tengo a precisare che noi adesso andiamo con nostro papà perché la mamma ha detto: no, non potete guidare da soli. Non potete andare da soli, è pericoloso. Io ho 24 anni. Allora quindi metto i soldi nel portafoglio. Che casino, siamo in autogrill a mangiare panini. Ecco qua, ho paura che mi volino via i soldi. Guarda, filma qua, torniamo in macchina che ho voglia di panini. Anzi, intervistiamo qualcuno che sta mangiando un panino. Perché mangia panini portati da casa fuori dall'autogrill? Tempo di Covid. Crisi, c'è la crisi. Comunque tengo a precisare che ha cercato il parcheggio più lontano possibile dall'autogrill. Una cosa dovrei fare. Una cosa. Ha sbagliato uscita. Io volevo andare a Costa Masnaga Sud, ma non c'è. Ok, grazie del passaggio, Mr. Taxi. Ok. Madonna, ma guarda lì, ma io sono proprio una merda con la mia. Cioè, raga, io c'ho una cazzo di Canon 700D del Medioevo rotta. Qua non funziona più niente, cioè, raga! Come avete visto, siamo qua a casa di Michele Molteni. Perché? 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 Siamo venuti qua per ringraziarti, no? Però volevamo anche darti un regalo simbolico. Guarda qua. Ok, dai. No, minchia, questa. Questo è tuo, è un ringraziamento da parte dei DF. Cioè, non mi aspettavo sta cosa, avete fatto bene a non dirlo, è bastardo. Devi scorso. Ma posso accingere? Accingere, sì, prego. Sì, accingere. Accingati. Questi merdi. No, raga, ma scusami, ma adesso vedi che non c'è niente. No! Non ci posso credere. Il mio portafoglio è questo. Il modello non so no, se... No, minchia, grandissimi, raga. È proprio questo qua. No, minchia. No, seri. Non c'erano 150 euro dentro quando l'hai perso? No, minchia, raga, ma... Oh, non l'abbiamo comprato, l'abbiamo trovato. No, ma...
L'abbiamo trovato a Milano. Abbiamo trovato i ladri. Dove sono i miei documenti allora? No raga, io, cioè, è assurda sta cosa. Il modello è giusto? Il modello è giusto. Io c'avevo questo qua. Incredibile, incredibile. E raga, vi ringrazio tantissimo. Io non so che cazzo dire. Non so, giuro, cioè, non vedo neanche un cazzo. Dai, io bene, era per finire questa storia che è cominciata uno schifo. Adesso abbiamo tutto il portafoglio, noi la nostra roba. Pazzesco raga! No, in verità io ringrazierei anche soprattutto loro, anzi grazie mille raga di tutto quello che avete fatto, anche tutti quelli che sono sul mio canale giustamente, metà di qua, metà di là, grazie, cioè, non lo so cosa dire raga!